Il laboratorio biologico delle Madonie, il NOC 32, traccia un primo bilancio delle iniziative realizzate e dei progetti in cantiere. A Collesano, nel cuore del parco delle Madonie, il commissario dell'ente Angela Di Puoi, il direttore Francesco Nicata di Baucina, hanno incontrato il direttore del progetto NOC 32, Angelo Cantoni, e 40 tecnici che da ottobre 2009 lavorano per la valorizzazione del territorio e per la conservazione della natura attraverso un'azione di recupero e di costituzione di rete istituzionale tra soggetti. In mattinata la presentazione dei progetti relativi alle tre aree di intervento, valorizzazione del germoplasma vegetale, dell'agricoltura biologica e rinaturazione ambientale. Nel pomeriggio si è invece tenuta la visita del vivaio che il NOC 32 ha realizzato a Serra Guarnieri, vicino Cefalù, della cooperativa Palmanana, dove sono stati riprodotti 100.000 esemplari di specie forestali autoctone. Cioè, non siete contenti la differenza tra... Questa è la modalità classica di procedere all'allevamento in fitocellula. Cioè, pacchetto di fitocellula, come si chiama, piantina, eccetera. Perché e qua non si vede, l'arricciamento della radice, cioè la radice arrivata sul fondo di questo sacchetto si attorciglia e conseguentemente poi muore.